Gli impianti di depurazione sembrano un pericolo alle volte per la balneazione, in realtà in Liguria si è dimostrato che si possono fare e quasi la gente non se ne accorge. Assolutamente, è proprio il contrario, non sono un pericolo ma sono un beneficio soprattutto per la balneazione, in quanto gli impianti attuali hanno delle performance di trattamento altissime e quindi consentono di scaricare quello che una volta erano liquami più o meno trattati, acqua di altissima qualità riferito alla possibilità di balneazione. In più gli impianti adesso vengono realizzati con tecnologie tali da minimizzare gli spazi, cosa che in Liguria è importantissima, e anche ottenere dei risultati ambientali notevoli nascondendoli o comunque rendendoli poco visibili alla popolazione o addirittura usufruibili dalla popolazione, come nel caso di Quinto, dove la terrazza che è stata realizzata sopra vede tutti i giorni anche le mamme con i passeggini che portano i bambini a giocare sopra il depuratore. Siete riusciti tra l'altro a realizzarli per esempio in quello di Recco in spazi molto molto ristretti. Sì, a Recco è stata una soluzione particolare perché esisteva una galleria che era stata costruita negli anni 70 proprio per realizzare un depuratore, cosa che si è riuscita a fare adesso a partire dal 2016. In 18 mesi siamo riusciti a realizzare il depuratore utilizzando quegli spazi, anche se abbiamo dovuto modificarli profondamente con approfondimento delle gallerie per realizzare le vasche e tutta la serie di opere che sono state necessarie per rendere compatibile quel sito con un depuratore e con un aspetto estetico di notevole pregio. I risultati delle analisi dopo un anno sono estremamente positivi. Sì, i risultati delle analisi sono estremamente positivi, li abbiamo spediti naturalmente alla Regione che a sua volta li ha spediti al Ministero per certificare la conformità del depuratore alle regole attuali e quindi toglierlo dalla lista dei depuratori in infrazione. Un'opera realizzata in 18 mesi. Il depuratore vero e proprio in 18 mesi e le opere propedeutiche a garantire l'accesso e la protezione del sito sono durate un paio d'anni in più, ma la realizzazione della tecnologia del depuratore ha preso 18 mesi.